La casa sa che io sono uno scrittore, sa come scrivo, conosce il mio stile. Come lettrice è fin troppo gentile e, direi quasi, tenera di cuore. È normale che si crei un rapporto simbiotico tra noi e i posti in cui passiamo gran parte del nostro tempo. Ma nel caso di questo luogo, dove è nato e vissuto un poeta come Marino Moretti, tutto assume un significato davvero speciale. Qui, secondo la poetica cara agli scrittori crepuscolari, anche l'oggetto più comune si fa carico di un senso universale. Così ingombrante l'armadio nella stanza e i viluppi cadenti d'ogni gruccia sono la nostra buccia più che la nostra verosimiglianza. Ecco il suo studio. Su questo tavolino troppo alto, su questa sedia troppo bassa, su questa logora cartella, dentro quest'ombra della mia mano, io ho scritto tutti i miei libri. Mi ci sono abituato oramai. Non so scrivere in un altro luogo. Non so scrivere in un altro modo. In ogni ambiente, sopra ogni mobile, nei quadri degli amici, nelle stampe donate dai colleghi, su ogni cosa sembra vegliare un senso di sereno fatalismo. Io non so che avverrà di questa casa, se ella sarà venduta, se ella sarà abbattuta, se diverrà perfino un'altra casa. Altro mendico va di casa in casa, di scalino in scalino, ed altra madre chiama altro marino che in altra ora rincasa. Grazie alla donazione che il poeta stesso ha voluto fare, Casa Moretti ora è il luogo dove tutti coloro che lo vorranno potranno leggere e rivivere le emozioni che questo poeta ha saputo raccontare.